Il maschio alfa e il maschio beta. Cinque motivi per cui scegliere l'uno piuttosto che l'altro. Beh, il maschio alfa ha una leadership naturale, quindi spesso un forte senso di decisionalità, prendono l'iniziativa in situazioni sociali, professionali o anche private. Di contro, il maschio beta non è da meno, sensibile e empatico. Quindi stare un po' più attento a quelle che sono le nostre esigenze. Quindi se vogliamo magari in situazioni un po' piccanti un uomo che prenda l'iniziativa, ecco a noi maschio alfa. Se invece vogliamo un uomo che stia attento ai nostri desideri, faccia un pochino le cose che ci piacciono, maschio beta. Il maschio alfa ha fiducia in se stesso, quindi la proietta anche intorno questa sicurezza e questa fiducia. E questo può essere molto attraente se abbiamo una personalità abbastanza empatica, dolce o ci piace un uomo che sia decisionale. Il maschio beta è collaborativo. Quindi, sia nelle situazioni pratiche, dove appunto il maschio alfa tende a risolvere, il maschio beta tende a fare le cose un pochino più a modo nostro. Il maschio alfa è assertivo, tende ad avere una capacità di gestire le sfide molto diretta, molto veloce. Se noi siamo persone che ogni tanto tendiamo anche a analizzare un pochino troppo le situazioni e quindi a rimandare la decisione, ecco, il maschio alfa potrebbe aiutarci in velocità a decidere. Il maschio beta invece è meno conflittuale, tende a valutare un pochino di più i pro e i contro, e se noi abbiamo una personalità un po' euforica e tendiamo a partire in quarta, ecco il maschio beta potrebbe aiutarci ad analizzare con un pochino più di calma tutte le opzioni. Il maschio alfa è molto carismatico, assolutamente carismatico, spesso fisicamente, molto più spesso perché ha una pregnanza dell'ambiente che lo circonda, quindi si muove molto molto bene nel suo ambiente ed è lì probabilmente che lo abbiamo conosciuto e notato e questo obiettivamente ci ha affascinato non poco e ci fa sentire anche un pochino le prescelte. Il maschio beta è molto stabile emotivamente, infatti, essendo il maschio alfa molto carismatico, chiaramente tende a essere accentratore nelle attenzioni, mentre il maschio beta è capace di gestire lo stress in modo calmo e tutte queste caratteristiche, compreso soprattutto la sua caratteristica numero uno, quindi l'attenzione nei confronti del partner, non essendo il maschio beta chiaramente ego riferito, può essere forse quello che ci porta sulla lunga distanza alla scelta del maschio beta. Quinta differenza fra alfa e beta, il maschio alfa ci dà un fortissimo senso di protezione. Se abbiamo avuto un papà protettivo o di contro non ce l'abbiamo avuto e lo cerchiamo, beh, ecco il maschio alfa ci piacerà molto molto molto, ci farà sentire coccolate, ci farà sentire centro di questa sua attenzione, in quanto proprio lui stesso figura protettiva, solitamente è leader nell'ambiente di lavoro e quindi ha questa sorta di protezione anche nei confronti della compagna, delle amicizie, di tutto quello che lo circonda. Il maschio beta, di contro, tende a essere estremamente flessibile mentalmente, quindi rispetto al maschio alfa che è più monolitico, è adatto ai cambiamenti e sulla lunga distanza sicuramente un maschio beta è un compagno più adatto per la vita, in quanto noi stesse cambieremo
E quindi è più probabile che il maschio alfa tenda a rimanere stabile sulle sue idee, cosa che di contro potrebbe anche piacerci molto, mentre il maschio beta è più disposto chiaramente ai cambiamenti e quindi anche ai nostri cambiamenti. Cosa scegliamo adesso? Alfa o beta? Bene, se siete arrivati a questo punto del video, una chicca. Potete averli entrambi, eh? Non è detto che si debba proprio sempre scegliere. Potreste avere un alfa e un beta. Se invece preferite uno piuttosto che l'altro, vi ho dato qui alcuni spunti. Se avete piacere di iscrivervi al canale e soprattutto cliccare la campanella, nei prossimi video tratterò un attimino più nello specifico sia il nostro caro maschio alfa che il nostro meraviglioso maschio beta. E ricordiamoci che esistono anche femmine alfa e femmine beta. Quindi questo video non è dedicato soltanto a qualcuno, ma proprio a tutti. E la campanella, mi raccomando.